Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e oggi siamo tornati su Minecraft Pocket Edition, ragazzi. Ho dato una sistematina qui allo zoo, ho scritto zoo, e vabbè, qua ho sistemato un po', ho fatto questo muro qui, e poi nient'altro. Va bene ragazzi, direi che adesso... possiamo iniziare a dedicarci a quel villaggio che vi avevo detto io. Quello che vi avevo detto. Devo trovare però una pianura dove iniziare a fare questo villaggio. Però sì, qua c'è un... ho trovato un pozzo. Camera, c'ho trovato un pozzo. Non so che cosa c'entrasse. Però direi che la nostra... il nostro villaggio potrebbe iniziare conigli bianchi. Ragazzi, sono conigli assassini qui. Io non so dove sono. Non cadere, non cadere! Bravo, bravo. Cadere un pochino. Ma seriamente? Ci sono dei conigli assassini, raga. Se sono... continuano a girarsi. Che cavolo. Ragazzi, ho visto dei conigli assassini. Questo non è un buon segno. Aspetta, se io così... oddio raga, conigli assassini. Vabbè, abbiamo capito che sono conigli assassini. Ok ragazzi, questo potrebbe essere il pozzo di partenza, che però vabbè, lo rifaccio un pochino perché non mi piace molto. Ok ragazzi, l'ho sistemato e possiamo iniziare col villaggio vero e proprio. Direi di partire con 4 strade, che farò prima di iniziare queste strade con dove sono, con questi. Faccio così. Guardate. Esce un effetto molto più bello. Ecco, questo è l'effetto che deve uscire, cioè questo. Sì. Ok, questo è l'effetto che volevo. Allora, adesso inizia il vero e proprio villaggio, ragazzi. Inizia il vero e proprio villaggio. Tenetevi pronti perché sono caduto. Tenetevi pronti perché adesso inizia il vero e proprio villaggio, come vi stavo dicendo. Allora, facciamo una cosa da tre così. E poi vabbè, la strada continua. Poi vabbè, espanderò tutta questa sabbia qui, la espanderò. Io a caso ho crepato tutto a caso, ragazzi, quindi vabbè, ricostruisco tutto. Ok ragazzi, ho fatto praticamente in mezzo c'è la fontanella, non mi ricordo, aspetta, poi ci sono 15 lastre di roccia più le due scalini di supporto che ci sono ai lati per ogni strada. E ora vorrei fare una piccola congiunzione tra le strade. Prima però devo prendere la sabbia e ricoprire tutto questo pezzo qui. Quindi ci vediamo dopo ragazzi, perché è un lavoro molto lungo. Ok ragazzi, ho fatto tutto qui. Ci ho messo tipo una mezz'ora perché ho iniziato a registrare il video alle 3 e adesso sono le 3 e mezza, quindi scusate un attimo. Okay. Allora ragazzi, direi di partire con un incrocio. Prima di tutto faccio la base per una casa, quindi andiamo a prendere la cobblestone e facciamo una base per una casa qui.
Però in verità non avevo pensato a questo. Avevo pensato di più a questo, guardate. Qui. Vabbè, si chiude qua. Poi sanno tutti che i pavimenti delle case dei villaggi dei villagers sono sempre in cobblestone. Non so perché non sono nella pietra normale. E queste sono le fondamenta della casa. Poi direi di fare una specie di incrocio per incrociare tutte queste strade qui. Che va proprio attorno a la casa. Ok, qua dobbiamo però eliminare questo. Allora vabbè, vi faccio vedere la procedura, come farlo, e poi vabbè gli altri vi ritaglio perché neanche io sinceramente voglio di metterlo nel video questo. Ok, praticamente si fa così, si prendono gli scalini di pietra, vabbè qua li riempiamo, tanto non si vedono, ma togliamo questi. Mettiamo due qua, così, poi vabbè facciamo così, e vedete che già sono cambiati, poi vabbè si fa così, questo va qui, il gioco è fatto, poi vabbè si fa anche con l'altra parte. Vabbè, ci vuole di meno per questa parte perché è più vicina. Ok, e poi vabbè si chiude tutto con lastre di roccia. Ok ragazzi, dovrebbe uscire una cosa così. Sì, proprio così. Va bene ragazzi, quindi adesso taglio tutto. Ok ragazzi, sono a metà lavoro e diciamo che adesso sembra più una faccina che un villaggio. Sì. Ok ragazzi, ho finito il lavoro, ho messo anche dell'erba perché sinceramente mi piace di più l'erba. E praticamente ragazzi, farò una specie di villaggio con tutta l'erba, quella fuori dal recinto ci sarà il deserto. Quindi adesso ragazzi direi di iniziare con le case che sinceramente non mi ricordo come si fanno, ma forse se non sbaglio, scusate, problema tecnico, se non sbaglio si fanno così: prende questo, si mette così, si fa così. E qua invece faccio il doppio portone perché vabbè dai, non è molto estetico mettere da una parte la porta e da una parte no. Quindi allora adesso prendiamo la legna, che è questa, legna di quercia, tac, tac e tac, facciamo tac. Ok ragazzi, in questo punto per farla bene si deve fare così, guardate. Ok
tirato questi shot così. Tac, tac, tac. Questi vabbè, poi si eliminano tutti. Intanto eliminiamo questi. 1, 2, 3, ok. Si fa così e così. E poi si eliminano quelli sopra. Così esce perfettissimo. Quindi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, in teoria questa è la casa, le ho fatto dei piccoli ritocchini, poi si fa la scala Pioli per farla andare su. Ragazzi, questa è solo una prova, adesso finiamo i ritocchini, qua mettiamo un bel letto, dove? Questo, ecco. Qui. E qua mettiamo le scale a Pioli, cavolo sono le scale a Pioli, qua, eccole. Si mettono così che vanno verso su, ok, e poi si va su, poi ci mancano solo le porte che vanno praticamente sono, le facciamo queste di quercia perché si può fare il grande portone. Ok ragazzi, questo era l'esempio. Ok, questo era l'esempio di una delle quattro case che ci saranno qui. Ragazzi, le costruirò off camera perché vabbè, ci vuole tanto tempo. Quindi ragazzi, castagne, che vi devo dire, castagne. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!